Quest'uomo è Adolf Eichmann. Nella vita civile è un uomo di una banalità disarmante, assoluta. Ordinario e mediocre, non riesce neanche a diplomarsi e lavora come commesso viaggiatore per una fabbrica di automobili. Con l'avvento del nazismo in Germania, si arruola nelle SS e diventa ufficiale del Reich. Svolge un ruolo di primo piano nella deportazione e nello sterminio di milioni di ebrei processato e condannato a morte per crimini contro l'umanità nel 1961 in Israele, davanti ai giudici si difenderà affermando ero un soldato o eseguito degli ordini. In quella frase, in quell'uomo, è racchiusa tutta l'immagine della banalità del male, secondo la filosofa tedesca Anna Arendt, considerazione che dà il titolo al suo omonimo e più noto saggio. Banale è il male, non perché Eichmann sia meno colpevole di Hitler o di chi altri gli impartisse quegli ordini crudeli. Al contrario, la vicenda Eichmann dimostra che proprio gli uomini ordinari possono compiere le peggiori atrocità, semplicemente rinunciando a pensare, a giudicare autonomamente, in poche parole a discernere il bene dal male. Eichmann è sicuramente colpevole di crimini inenarrabili e va condannato. Ma non perché per sua natura sadico, perverso, diabolico, ma proprio per aver agito nella sua banalità di individuo ordinario, senza rendersi conto del male che stava commettendo. Da uomo banale che banalmente obbediva agli ordini di un capo, anche se obbedire a quegli ordini significava compiere uno sterminio di massa. Quante domande ci pone questa acuta analisi di Anna Arendt? Una su tutte. Fino a che punto si deve obbedire all'autorità? Fino a che punto l'autorità può imporre a un individuo di compiere azioni contrarie alle proprie convinzioni etiche? La via d'uscita tentata da Eichmann ci spiega che la massa degli individui ordinari e banali non si fa problemi a rinunciare alle proprie responsabilità, a negare il senso di responsabilità delle proprie azioni. Questa lucida disamina di Hannah Arendt. Oltre a dimostrarne la grandissima forza di pensiero, si colloca nel contesto delle sue penetranti, potenti riflessioni sulle moderne società di massa e i fenomeni totalitari. Cos'è il fenomeno totalitario se non il risultato di quei numerosi fattori storico-sociali sfociati nel Novecento nell'affermazione del tutto nuova e senza precedenti delle cosiddette società di massa? Società di massa nelle quali gli uomini si riducono a individui atomizzati, funzionali solo alla produzione e al consumo, senza legami di solidarietà, senza relazioni. Gli uomini non si considerano più responsabili della vita altrui e perdono la capacità di discernere il bene dal male. La facile scelta dell'omologazione, del conformismo, crea gabbie e muri che ottundono la libertà di pensare. In questo scenario, hanno gioco facile quei regimi che agiscono per mezzo delle ideologie del terrore. Un binomio caratteristico del fenomeno totalitario, assieme al ricorso sistematico ai campi di concentramento come luoghi nei quali eliminare qualsiasi resistenza, trasformando l'uomo in oggetto. Ideologia, ovvero la proposta di un'idea unica. Che semplifica la complessità della realtà di un problema in una spiegazione di per sé unitaria e coerente. È il caso dell'ideologia nazista, spiega Hannah Arendt, che ha ricondotto tutti i problemi della Germania del tempo alla presenza della popolazione ebraica, fornendo agli individui atomizzati della società di massa un facile mezzo di autodefinizione. E poi il terrore, lo strumento che toglie agli individui la possibilità di agire. In che modo? con il controllo totale dei mezzi di informazione, con il partito unico, con l'uso continuativo delle menzogne per alimentare il consenso, con la sorveglianza della vita privata in ogni suo aspetto, con l'annullamento di ogni forma di libertà individuale, con l'intolleranza delle opinioni dissidenti, un fenomeno quello del totalitarismo che ha avuto almeno due esempi autentici nella storia nazismo e stalinismo. Ma è la modernità nel suo complesso a richiamarci a recuperare quelle condizioni originarie nelle quali la politica era incontro e dialogo tra individui liberi e uguali, caratteristica delle polis greche oggi entrata drammaticamente in crisi. Una crisi determinata, secondo Hannah Arendt, proprio da quella rinuncia all'esercizio del pensiero che invece rappresenta la specificità dell'agire umano, la nostra origine, ma anche una possibilità per il nostro futuro. S saremo pienamente consapevoli dell'importanza di tornare al pensiero, al giudizio autonomo, alla responsabilità.